Ciao a tutti ragazzi, non sono in compagnia di un ospite, non sono in compagnia di due ospiti, ma bensì di tre. Siamo tantissimi, il numero perfetto, hai ragione. Emanuele, Giuseppe, Enrico di Raven, Giuseppe di Playa Games e poi abbiamo anche qua, che tu sei di qua, ma sei di Fever. Allora ragazzi, non ho sbagliato, hai visto? Sono stato perché diceva che mi sarei impappinato, ma ce l'ho fatta. Allora, da chi inizio? Inizio da Enrico. Raven porta qui a Lucca diverse novità. Vuoi raccontarci quali sono? Giochi in scatola o giochi di ruolo? Di tutto. Oh, oddio. Parto dai giochi in scatola. Allora, di giochi in scatola le novità sono Role Player, sta andando molto bene. Raycold, che è il nuovo gioco di Rosenberg che è uscito a Essen. Arkham Noir, che è arrivato 3 ore fa. In fiera, e poi che altro esce? È uscita l'espansione di Wendake, che è distribuita da Raven, e gioco di Postscriptum. È uscita il gioco Radetzky, sempre di Postscriptum, e poi è Onitama, che è già sold out e abbiamo già finito. E invece di quanto riguarda, ciao Giacomo, invece per quanto riguarda i giochi di ruolo, c'è la prima campagna del richiamo di Cthulhu, di Pulp Cthulhu, che è il serpente a due teste. C'è il libro illustrato di Barangé del richiamo di Cthulhu, c'è Pulp Cthulhu, il manuale che è uscito un mesetto fa. E ci sono invece per quanto riguarda e il manuale di il Codex Gigas di Memento Mori. E per quanto riguarda invece le editorie, ci sono il numero 13 di Lupo Solitario, che è una ristampa, e il numero 30 che è in anteprima mondiale per Lucca Comics e si trova solamente qua a Lucca. Credo ci sia tutto, ma guarda il giro se mi sono dimenticato. Perfetto, oltre ai giochi di Raven ci sono i giochi che voi distribuite e abbiamo tra i tanti il vincitore del gioco dell'anno 2018. Quindi non posso non chiederti, insomma, uno, quanto sei contento, ma forse sarà banale la risposta. Non so se si vede, ma sono contentissimo. E poi ti chiedo, insomma, se questo darà un boost magari per l'arrivo oltre a Peloton di altre espansioni, tipo il Meteo? Meteo l'abbiamo già qui in anteprima. Lo so che dopo venire dopo Raven la nostra lista è piccolina, però abbiamo tanta bella roba, tra cui una è Meteo in anteprima, cioè in concomitanza con Essen, la nostra edizione italiana che sta andando via qui a Lucca. Abbiamo la ristampa di Flame Rouge in edizione full italiana, interamente in italiano, arrivata appena 2 giorni prima di Lucca. Cos'altro abbiamo? Abbiamo Jurassic Snake, che sta andando veramente tanto bene. Un gioco di Bruno Catala per 2 giocatori su dinosauri che si acchiappano e si mangiano. Cos'altro abbiamo di nuovo? Manhattan, che è la riedizione del gioco del 94, vincitore dello Spiel des Jahres del 94. Anche lui sta andando bene. E abbiamo sulla scia dei premi. Esatto, sì, noi la roba piccolina la pigliamo. scherzi a parte, abbiamo anche la presentazione ufficiale di Mezzanotte Mistero in Alto Mare, che ha fatto un po' di ritardi nelle ferie passate, quindi siamo riusciti a presentarlo qui a Lucca. Perfetto, senti, invece con te voglio parlare di un gioco, di un autore che l'altro a me sta tanto caro, che è portato in Italia per la prima volta un gioco suo localizzato. Beh sì, Architetti, che è la novità principale, è arrivata anche egli 2 giorni prima di Lucca. Stiamo vendendo qui e inoltre consegnando ai Bakers Italiano l'edizione Kickstarter. È il primo titolo di una trilogia all'interno del Regno Occidentale, dopo la trilogia dei Vichinghi, che conosci bene e so che apprezzi. E oltre a questo abbiamo Welcome to Roll and Write, che è sta andando molto bene, perché un Roll and Write ben ambientato permette di giocare in tantissimi, quindi è molto apprezzato. Anche noi siamo contenti finalmente di collaborare con Shane Phillips della Garfield, perché apprezziamo come autore, come persona, e quindi crediamo sia un'importante aggiunta al nostro catalogo. Poi giochi di ruolo nulla, abbiamo solo giochi da tavolo, e quindi ci attrezzeremo però per gli anni a venire. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso. L'intervista che ti sei divertito di più, dai, ammetti. Questa è stata l'intervista in cui dovevo ricordarmi più cose. Nomi e di... Va bene, io vi ringrazio davvero, vi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti e rinnovo i complimenti per il premio. Ciao a tutti.